Stata una partita difficile per voi, l'Ascoli soprattutto nel primo tempo vi ha imbrigliato. Sì, è stata una partita difficile, siamo partiti molto timorosi, contratti, l'avevamo preparata diversamente, poi sul campo non è uscito quello che avevamo preparato nel primo tempo. Secondo tempo un po' meglio, soprattutto dopo aver preso il gol, però è troppo poco per una squadra come noi. Nonostante le due punte, in pratica non avete creato nulla nella prima frazione. Abbiamo creato nulla, siamo stati, come detto, contratti, abbiamo sbagliato molti passaggi, siamo un po' intimoriti soprattutto da questa classifica che non riusciamo a risollevare. Abbiamo fatto un bel passo in avanti sabato con la vittoria a Cittadella, oggi abbiamo fatto due passi indietro e non ci voleva. Troppo poco per meritare il pareggio. Sì, il primo tempo male, male. Secondo tempo abbiamo avuto la reazione d'orgoglio dopo il gol. Questo non ci deve essere una squadra come Cesena, noi dobbiamo giocare per andare a vincere in tutti i campi, non possiamo fare queste figure, soprattutto come il primo tempo. Il secondo tempo, quando prende gol, è normale che ci fuori l'orgoglio, però non va bene. È stato un inizio di stagione difficile per voi, ora è arrivato Bisoli, però ancora fate fatica a trovare il bandolo della matassa. Sì, abbiamo rialzato un po' la testa con questi ultimi due risultati, il pareggio a Terni e la vittoria in casa. Oggi abbiamo fatto, come detto, due passi indietro. Il campionato è lungo, ci sono ancora tante partite, abbiamo l'opportunità di rifarci subito lunedì col Varese e speriamo che vada bene lunedì. Ascoli, come ti è sembrato? Ascoli è una buona squadra, una squadra che in casa va forte, spinta dal pubblico, organizzata, è la classica squadra che in casa è difficile giocarci contro. Dalla curva al campo che effetto fa? È un buon effetto, non è la prima volta che ci gioco, è sempre belle emozioni venire a giocare qua ad Ascoli, però oggi speravo un risultato diverso. Partita dura contro un Ascoli pimpante che nel primo tempo vi ha concesso pochissimo. Sì, partita dura, primo tempo come hai detto bene ci siamo difesi a spada tratta, dobbiamo fare complimenti al nostro portiere che ci ha tenuto appunto in gioco appunto per tutto il primo tempo, sono stati bravi a difenderci e non siamo riusciti a esprimere il gioco che poi nel secondo tempo abbiamo espresso non nel modo che volevamo, però quello che siamo riusciti a fare è perché è frutto di giocate provate in allenamento e bravo anche l'Ascoli a contenerci. Soncin e Fezzagin vi hanno creato parecchi problemi. Sì, diciamo sono due attaccanti di categoria che ormai la Serie B la conoscono, si completano perché uno. Un giocatore forte fisicamente, uno gli piace attaccare a profondità e sono stati bravi sul gol. Lovisio ha messo una gran palla e dovremo lavorare in settimana per evitare di prendere gol del genere e appunto cercare di esprimere un gioco migliore come abbiamo fatto in parte nel secondo tempo. Che ruolo potete recitare in questo campionato dopo un inizio pieno di difficoltà? Ma noi affrontiamo partita dopo partita con la mentalità della provinciale, cerchiamo di giocarcela contro tutti e poi alla fine tiriamo le somme. Comunque paura di nessuno e rispetto di tutti, ma andiamo avanti per la nostra strada. Visto oggi l'Ascoli è una squadra che deve pensare solo a salvarsi oppure magari può ambire a qualcosa di più, secondo te? Ma diciamo che l'Ascoli ormai sono qualche campionato che arriva alla fine sempre a denti stretti e complimenti a loro e gli auguro di salvarsi anche quest'anno. Luca, volevi segnare, ci sei andato vicino, però hai salvato due reti, quindi per te è una partita eccezionale. No, più bella perché sono difensore, quindi salvarli è più bello che farli. Sono contento soprattutto, beh, a livello personale sì, perché è una partita particolarissima e ho bruciato tanto oggi anche in giornata perché ci tenevo a far bene e volevo dimostrare di essere all'altezza della categoria e dei miei avversari, che sono anche tanti miei ex compagni. Dopodiché sono contentissimo per il gruppo perché abbiamo passato 2 giorni un po' difficili perché la batosta di Vercelli ci ha tolto un minimo di serenità, però abbiamo trovato una bella compattezza, un bello spirito. Siamo tutti contenti, anche per il mister perché per lui era importante che portassimo a casa 3 punti. Hai dimostrato carattere perché a Piacenza, insomma, le critiche non sono mancate, è stato un bruttissimo pomeriggio. Giustissimo, no? Ma le critiche quando ci sono van prese e bisogna prenderle per crescere, perché è un'età ancora dove devo crescere tanto. Sicuramente la prova di oggi, quella dello Spezia, mi danno autostima perché è una categoria importante, ho un'età giusta e voglio dimostrare il più possibile di poterci stare, di poter
migliorare sempre più. Buon approccio alla gara, avete annichilito il Cesena che si è reso pericoloso solamente a metà del secondo tempo. Sì, ne parlavo in spogliatoio, in casa sembriamo quasi arrembanti, sembriamo una squadra che oltre che tanto carattere ha anche tanta qualità e questo ci fa piacere, ora dobbiamo trovare la stessa compattezza anche fuori. Come mai questa altalena di prestazioni? Ancora forse perché la squadra è seminuova? Ma non c'è un perché, il perché è presto detto, magari Vercelli abbiamo sbagliato l'approccio noi, però abbiamo creato tanto, quindi è normale che quando si prende tre gol in un tempo la partita è brutta, è negativa, però al tempo stesso bisogna anche darci atto che abbiamo creato tanto e a volte, sai, sono quelle partite che se sfrutti e loro non c'entrano magari le occasioni che hanno, magari il primo tempo finisce 2-0 per noi e quindi il calcio dopo è così. Ora dobbiamo dare continuità subito sabato perché è Sassuolo, ma siamo contenti di giocare forse a Sassuolo perché è una grande squadra, abbiamo forse meno da perdere, con lo spirito giusto potremmo far bene. Sei stato reattivo in area di rigore, peccato la conclusione centrale. Peccato, ma dopo era troppo, dai, dopo era troppo, dai. Dopo i miei familiari dopo toccava spegnere la TV, non ci credevano nemmeno loro. Quindi. Una rivincita verso chi? No, una rivincita, sicuramente a me mi dispiace della polemica che si è creata in settimana a Cesena e col Cesena perché io ripeto, il dispiacere che ho avuto quest'estate dello stare fuori rosa non è stato dal punto di vista tecnico ma dal punto di vista della persona perché mi è dispiaciuto, ma io a Cesena devo tanto, qualcuno mi ha dato l'ingrato ma ci siamo dei dirigenti ma ci siamo sistemati perché io sono grato al Cesena perché mi sono tolto quelle piccole grandi soddisfazioni come può essere l'esordio in Serie A o giocare in Serie A, quindi io devo dire grazie al Cesena ed è una piazza importante, sono sicuro che con mister Bisoli faranno veramente un buon campionato. Bella girata se mi rovesciamo. Sì, anche perché se non ricordo male forse c'era un loro difensore che stava per intervenire. Sono stato veloce nel rialzarmi e a girarla bene. Sai, per ripetere lo stesso gol dell'anno scorso contro il Livorno, poi dopo Belardi strepitoso oggi ci ha messo una pezza. Sì, era partita bene, però ha fatto una grande parata sia in quell'occasione che in molte altre occasioni. Penso che sia stato merito suo, demerito nostro, non lo so se la partita non siamo riusciti a sbloccarla prima e a chiuderla anche. 34 anni a 3, ma sei in condizioni fisiche strepitose. No, sto bene, mi sto allenando bene, sono sereno. E niente, cerco sempre di dare il massimo, di farmi trovare pronto. Poi sono molto legato ad Ascoli, all'Ascoli, quindi per me ogni partita la vivo come una partita importantissima. L'intesa con Fezzeci sta crescendo e sta crescendo anche la produzione offensiva, create tantissime occasioni. Sì, forse è quello in cui dobbiamo migliorare, cioè la finalizzazione, perché davvero stiamo creando tanto, e mettendo sempre in apprensione in quasi tutte le azioni la difesa avversaria. È un gioco molto dispendioso, magari arriviamo poco lucidi, però dobbiamo essere di sicuro più precisi nella conclusione perché è davvero un peccato magari lasciare punti in partite giocate come questa. Tre punti fondamentali soprattutto dopo la brutta sconfitta di Piacenza contro la Pro Vercelli che ha lasciato qualche strascico. Sì, ma penso che gli strascichi dopo stasera siano già stati messi alle spalle. Volevamo dare una risposta. Quello di Vercelli è stato nemmeno un incidente di percorso, un quarto d'ora di follia che ci è costato caro, però già nel secondo tempo con la Pro Vercelli si era visto un altro Ascoli, oggi ancora di più, quindi ci deve insegnare che per ottenere punti in Serie B ci vuole sempre cattiveria e determinazione massima. È sempre una libidine risultare sotto la Sud, quando sei uscito tantissimi applausi, insomma il Cobra è sempre e rimane un idolo qui ad Ascoli. No, a me guarda, fanno enormemente piacere, io cerco sempre di mettere il massimo impegno, poi quando vengono anche i gol e così importanti meglio. Sei già a quota 2, dove vogliamo arrivare quest'anno? Ma io, guarda, non mi pongo mai limiti in termini numerici. Cerchiamo di fare sempre il massimo. Di certo, magari superare la quota dell'anno scorso sarebbe già un gran traguardo. Poi ho un mio obiettivo personale, me lo tengo per me. Quando l'avrò raggiunto ve lo dirò.
Nel calcio uno vorrebbe sempre partire da titolare, no? Siete tre attaccanti, tutti e tre molto bravi, per ottenere anche grandi risultati bisogna anche creare un grande gruppo, quindi accettare a volte la panchina. Qual è la vostra situazione là davanti? Ma siamo tre, penso, possibili titolari in tutte le squadre in Serie B. Robert è un giocatore importante, Simone è un giovane di prospettiva che quest'anno tutti volevano. Penso che alla base ci siano tre ragazzi intelligenti, il mister per forza deve fare le sue scelte, il campionato tanto come si dice è lungo e l'importante è farsi trovare pronti, poi se a rotazione ognuno fa un gol determinante come stasera sono felice, sono il primo io ad essere felice. Mister, al Del Duca siete uno squadrone quasi imbattibile, oggi come contro lo Spezia soprattutto nel primo tempo li avete annichiliti. Lo so, l'anno scorso dicevate vincevamo solo fuori casa, quest'anno no, però voglio dire che il campionato di B è duro, vedete anche i risultati di oggi, il Lanciano vince fuori casa, il campionato è duro, quindi bisogna apprendere che questa squadra ha qualità, però ha carattere, è bella unita, partita difficile oggi perché loro si chiudevano molto, eppure abbiamo creato tantissimo. Sono contento per la vittoria, per la prestazione, perché poi devo dire il pubblico ci ha sostenuto tutta la partita, di questo sono molto contento, però abbiamo fatto anche un po' di spettacolo, quindi va bene anche così. È chiaro che dopo la vittoria in questo momento di classifica era quello che contava, però con queste prestazioni possiamo crescere. Ora magari adesso purtroppo magari andiamo a Sassuolo, però cercheremo di fare partite più combattute magari fuori casa e poi le nostre qualità potrebbero uscire anche fuori casa. Però ecco, intanto mi godo questa vittoria e sono contento per i ragazzi. Dura ora rimettere in panca Soncin che è in condizioni straordinarie. No, ma i tre attaccanti, mi ha fatto molto piacere questo spirito anche dei panchinari, tra virgolette, di oggi, che sono entrati con grande spirito, tifavano molto dalla panchina. Poi vabbè, gli attaccanti non siamo tantissimi, quindi nel proseguo del campionato c'è spazio sempre per tutti, poi io di solito li alterno sempre, no? Quindi no, sono contento, stanno crescendo anche i giovani, oggi è rientrato pure Fossati, lo poteva fatto discretamente, ci sono altri giovani che potrebbero trovare spazio, speriamo, quindi. E poi i veterani, insomma, sono sempre la nostra forza. Una bella risposta anche della difesa, soprattutto Ricci, galvanizzato, ha fatto giocare contro Cesena, sì, ha salvato un paio di gol e ne ha sfiorato anche uno. Era molto teso, però lo capisco, e quindi grande soddisfazione anche per lui. Ma no, la difesa, cioè, non è la difesa, la squadra lavora bene quando lavora tutta la squadra, e quindi dopo è chiaro che, ad esempio, anche sono contento pure per Guarna, si è salvato il risultato, magari la domenica prima era venuto da quell'errore, quindi tutti insieme si va avanti. Io spero che anche l'ambiente sia consapevole che c'è da lottare, qualche volta si può fare grandi prestazioni, qualche volta speriamo di no, magari meno buone, però ripeto, è una squadra in questi periodi di magra fare sempre così tante occasioni, penso che anche perché anche a Piacenza ne abbiamo fatti una marea, e quindi speriamo di sfruttarle un po' di più la prossima volta. Peccato mister proprio appunto non averla chiusa prima. Sì, perché dopo si sta sempre tesi, un pochino, 5-10 minuti glieli vuoi concedere agli avversari che ti abbassi anche involontariamente. Dopo però devo dire nel finale siamo riusciti a fare un po' di possesso, a uscire, certo col raddoppio, con le occasioni che c'erano stava più tranquilla, però si vede che il destino dell'Ascoli è nostro di dover lottare e soffrire sempre. Se l'arbitro non fermasse Zaza che era lanciato verso la rete. Lo so, però ora è arrabbiato un paio di volte anche col quarto uomo. Sì, poi al solito mi dicono di non gesticolare. Sì, c'è anche da dire, il primo tempo erano molto fallosi, non ammoniva mai nessuno, però stasera godiamoci la vittoria e pensiamo alla prossima. Esperimento Loviso e Fossati a centrocampo, come l'ha visto? No, ma non avevo dubbi, Fossati aveva già giocato, abbiamo lavorato per questo, no, bene, poi è chiaro che Marco Fossati ha anche una buona tecnica, può crescere,
comunque oggi bene, anche Russo che è subentrato dopo, avevamo bisogno di un po' di forza, era calato Fossati, tutto bene, questo è il vero spirito della squadra.